cassa al 31 maggio è 232 milioni di euro, oltre a depositi per circa 161 milioni, e tra IATA e altre garanzie flotte. Posso dirvi che da gennaio a maggio 2020 i ricavi sono stati di 505 milioni, di cui 386 dei ricavi passeggeri, ma che questo dato nel 2019 erano rispettivamente di 1 miliardo 125 milioni e 945 milioni. C'è ovviamente un calo drammatico delle entrate, un relativo calo anche delle uscite, ma che di fatto anche in una situazione in cui comunque noi avevamo un programma di cessione che terminava, come sapete, dalla normativa prima delle norme Covid, chiamiamole così, che doveva terminare il 31 marzo 2020, proprio perché la cassa si sarebbe in qualche modo con l'ultimo prestito tarata fino a fine marzo di quest'anno, nonostante l'emergenza Covid, oggi abbiamo ancora 232 milioni in cassa e la parte dei 350 milioni che sono stati previsti nel decreto Cura Italia come modificato dal decreto rilancio non sono ancora erogati. Quindi stiamo parlando di una cosa che andrà in qualche modo a risarcire la compagnia dal danno Covid, come è giusto che sia, come lo facciamo con tutti i settori industriali, è giusto farlo sia per l'Italia che per tutte le altre compagnie del trasporto aereo, come previsto dai dispositivi normativi messi in campo dalla ministra De Micheli. Ciononostante la cassa ancora non è finita. Questo dalla misura del lavoro della commissione, del commissario straordinario di razionalizzazione della spesa, di riduzione della spesa, che riguarda in particolare alcuni contratti di leasing, e che riguarda in generale la gestione della compagnia.